Salve vecchie rocce, benvenuti in questo mio nuovo video, sono Luca Grax89 e con me c'è Special NTBT. E abbiamo appena terminato la live su Twitch con l'ultima puntata, la decima di Until Dawn, e volevamo un attimo parlarvi con questo sottogiudizio molto velocemente e anche abbastanza brevemente delle nostre impressioni a freddo sull'intera serie che abbiamo giocato in 10 puntate, lo ricordiamo. E abbiamo deciso di fare subito questo video appena finito comunque l'ultima appena finita l'ultima puntata di Until Dawn, appunto per dare le nostre impressioni, che sono proprio ancora fresche. Io avrei detto al caldo, ma visto che comunque è ambientato su un paesaggio innevato e montanaro, fresche ci sta bene. Dunque io partirei un attimo a parlare del gameplay. Il gameplay a me personalmente mi ha lasciato un po' così, perché tecnicamente l'ho trovato abbastanza sempliciotto e non mi è dispiaciuto come gameplay, è stato abbastanza semplice, però e molte sezioni magari che insomma, potevano essere basate su una determinata giocabilità sono state lasciate un po' al caso, un po' ai quick time event e soprattutto e sono stati lasciati, diciamo, ai filmati che facevano il lavoro che avrebbe dovuto fare un giocatore in alcune sezioni. Tu cosa pensi della giocabilità? Che idea hai? L'unica cosa che mi stava parecchio sulle balle è il fatto che comunque i personaggi fossero molto lenti, e tipo giocare a The Grudge, stessa identica cosa. Esatto, che poi tra l'altro penso che The Grudge sia uno di quei giochi che abbia il personaggio più lento della storia dei videogiochi, e più o meno i personaggi di Until Dawn si posizionano al secondo posto sul podio dei personaggi lenti nella storia dei videogiochi, sicuramente. Quando cominciamo le prime puntate abbiamo sui 15 anni, adesso abbiamo finito sui 30, 32. Tra l'altro sì, premere il tasto L1 mentre si cammina doveva far correre il personaggio, almeno farlo muovere velocemente come c'è scritto sulla confezione. In realtà non abbiamo notato questa grande differenza e questi, se non di poco. No, questi errori qui, diciamo, sono andati a influire parecchio sia sulla longevità del gioco sia sulla tempistica, perché il gioco è rallentato parecchio, quindi giustamente ci sono stati altri tempi, altri modi, diciamo, potevano essere affrontati diversamente. Dunque, la trama spettacolare, io però c'è un però. Vai, inizia prima tu, poi dico io la mia. Secondo me ci sono tante cose che potrebbero essere, cioè come idea accattivante, ma ci sono molti, molti, molti buchi nella storia, secondo me. Tu che buchi, per esempio, hai notato nel corso dell'intera trama o dell'intera storia? Sul momento non me li ricordo tutti, tipo prima quando stavamo giocando, ti ho detto quindi quella storia, di quella cosa. Sì. Però sì. Che non mi ricordo quale. No, era un particolare, però se volete andate a rivedere la nuova puntata. Non mi ricordo. Sul mio canale, ovviamente. Non mi ricordo appunto. No, però avevi notato però effettivamente che c'era un buco. Non spiega perché di quella cosa. Di quella cosa lì, sì, c'erano dei buchi nella trama che a volte rimani così. Io per esempio mi ricordo che quando l'abbiamo iniziato, la prima sensazione che ho avuto è stata grandissima confusione, però il fatto, penso appunto, che il gioco tenti di spiegarti ogni rapporto anche attraverso magari un menu, schiacciando R1 si va in pausa, però c'è un menu che spiega tutti i livelli di rapporti consultabili durante ogni momento che può essere scelto comunque dal giocatore. Ogni momento uno può premere R1 e può controllare come magari quel personaggio si sta interagendo con le sue emozioni. Questa cosa qui è fighissima, c'è da dirlo. E il fatto che tenti comunque di farti appassionare comunque alle vicende ci riesce benissimo, c'è da dirlo, perché noi ci siamo trovati molte volte coinvolti comunque in determinati sentimenti legati a determinati personaggi. In base al personaggio.
Insomma, magari abbiamo visto uno morire, eravamo felici che si fosse levato dalle balle, oppure abbiamo discusso, non litigato, però discusso per certe morti e certe scelte che abbiamo sbagliato. Tipo Chris e Sam. Non facciamo spoiler per chi vuole vedere la serie. Tipo Chris e Sam, a questo punto. Magari, non so, potevamo andare a destra, abbiamo scelto di andare a sinistra, abbiamo sbagliato. E abbiamo aperto un dialogo anche con chi ha seguito la live, molto molto particolare, e ci siamo trovati davvero davanti a un gioco che non ci aspettavamo. Cioè, se avessimo giocato a un classico Walking Dead della Telltale, dove devi prendere delle scelte razionali a seconda delle situazioni che si propongono, diciamo, non ci saremmo trovati davanti a questi a queste storie ben intrecciate. Però devo dire che alla fine a me personalmente la trama mi ha un po' lasciato perplesso, perché un po' per i buchi, un po' per... il pezzo finale. Mi aspettavo forse una chiusura diversa, questo sì. Tu il finale come l'hai trovato? Guarda, se non moriva Sam, a parte... Mi è piaciuto un sacco il pezzo finale quando fanno le interviste e i sopravvissuti. Grafica, diciamo che la Play ha fatto il suo sporco lavoro, perché comunque i giochi di luce, ovviamente se andate a rivedere le nostre puntate sul mio canale noterete che graficamente ci sono colori molto scuri, molto, molto spenti, e in tutto il tempo giocherete in queste ambientazioni cupe tetra sicuramente. Però la Play con i suoi giochi di luce, la polvere, magari quella luce che sembrava una pozzanghera radioattiva nella nona puntata, sì. Cioè la Play ha fatto il suo dovere, il suo sporco dovere, il gioco fila liscio e non abbiamo notato grandi bug, anzi non penso di ricordarne neanche uno. No, e... non è come se per caso per PlayStation 1 eri subito bello, esatto, che si inceppava, dovevi mettere la Play in verticale, no, oppure direttamente aprire interrompere il gioco e farlo da capo. Anche. E poi vabbè, sono stati magari anche questi jump scare che ci hanno fatto cagare sotto. Infatti a fine di questo video ve lo voglio dire, vecchie rocce, lasceremo tutti i jump scare più importanti che ci sono stati nel corso comunque di queste 10 puntate. E jump scare che abbiamo raccolto poi dal gioco stesso, che ci ha registrato dalla cam della Play mentre stavamo registrando, ci ha registrato i jump scare più importanti. Peccato che alcuni li ho omessi ed erano secondo me molto più belli. Ovviamente omessi da questo best of, però potete rivederli riguardando le puntate tranquillamente. A volte sì, abbiamo trovato dei cliché, ma altre volte invece no, ce li aspettavamo e abbiamo detto cazzo, però ci sarebbe stato bene un cliché lì, e invece niente, c'è stato magari un colpo di scena, sì. Assolutamente. Sonoro l'audio si sentiva bene. Sì, dato che ne abbiamo giocato senza cuffie, quindi esatto. È stato molto, cioè, a impatto nostro molto differente rispetto a chi invece gioca con le cuffie, che era tipo... Infatti nella decima puntata mi avevi fatto notare questa cosa, purtroppo eravamo alla fine, magari la prossima volta ci organizziamo meglio. E però dobbiamo dire che anche l'interpretazione vocale e facciale comunque degli attori, perché ricordiamo anche il Down è stato registrato, recitato comunque da attori veri, i personaggi sì. Sono attori veri, e insomma anche a livello facciale, caratteriale, a volte ci siamo detti, cioè proprio durante il gioco ci siamo detti cazzo, questi personaggi, cioè, rendono proprio l'idea attraverso le loro facce, le loro espressioni del momento drammatico che stanno vivendo, che stiamo vivendo, e quindi ci siamo trovati coinvolti il doppio sicuramente. A livello di doppiaggio tu che ne sai molto di più secondo me di me? Proviamo. Ne sei più appassionata, però sei una che tiene abbastanza d'occhio il doppiaggio, dei... cosa ne dici? Mi è piaciuto, a parte forse l'unica voce che non mi è piaciuta è quella di Josh, appunto. Il pazzo. Vabbè, adesso non ho sentito la voce originale in inglese, questo non l'ho sentita, però con il doppiaggio italiano è più espressivo con la sua faccia rispetto alla sua voce. Sarebbe bello anche magari rigiocarlo in lingua originale sicuramente. Longevità. Ok, parti te. Parto io.
No, niente, io l'ho trovato, insomma, il gioco doveva durare di base, a seconda delle recensioni che avevo letto, 6-7 ore. Noi in 10 puntate da un'ora circa ce lo siamo giocati, forse un po' più di un'ora, abbiamo proprio perlustrato tutti i punti, tutte le ambientazioni, punto. Tutti i punti. Amadeus. Ma questa non ci sta. No, non ci sta. No, vabbè, abbiamo tentato di raccogliere tutti i collezionabili, i totem. E non ce l'abbiamo fatta, però insomma siamo, per quanto il gioco non è che offra poi tutta questa grande vastità di esplorazione, ce la siamo abbastanza sciallata di brutto in 10 puntate da un'oretta l'una, e l'ho trovato decisamente, cioè della lunghezza giusta, perché se fosse stato troppo breve sarebbe stata una cagata, ma allungare il brodo, farlo in 15-20 ore sarebbe stata una cagata pazzesca, sì, l'ora è giusta, veramente, cioè l'ora, la durata del gioco è giusta. Concordo. Concordi, ok. Personalmente io gli assegno un 9 per tutto ciò che ho visto, bello e brutto, perché comunque in un'opera del genere, perché è un'opera, forse la prima esclusiva per Play 4 che è uscita quest'anno, tra l'altro horror, e spero che, insomma, ho sentito dei rumor su un secondo capitolo, personaggi e storia diversa. Che tra l'altro hai accennato anche nel video, che esatto, è live. E quindi per me è un 9, per te? Guarda, io darei un 9, peccato per i buchi della storia, quindi per questa piccolezza qua gli do un 8.5. Nota qua, 8.5 plus. 8.5 plus, plus. Come il PSN Plus. Beh, chiaro, c'è l'appuntamento di oggi, è finito. Se il video vi è piaciuto, spolliciamento in alto. Se il video non vi è piaciuto, spolliciamento in basso. Iscrivetevi al mio canale YouTube, Facebook, Twitch, Ludomedia, sempre LucaGrax89, e nel caso Instagram Grax89. E vi consiglio anche di passare al canale YouTube di Special MTBD. Visto che tu stai facendo pubblicità al tuo, lo faccio anche al mio. Siete Special MTBD, non cambierò nome, e tratterò di argomenti che probabilmente non interesseranno i maschietti, quindi vabbè, se però ci saranno anche delle reaction. Questo è vero. Sì, è un canale reaction vari e musicali, questo lo premetto, e tanti altri video che comunque sono ancora in gameplay, progettazione. Gameplay può essere, pensavo di fare qualche indie horror, visto che comunque, nonostante la FIFA che ho avuto con gli altri down, gli indie horror li faccio molto volentieri. E noi comunque ti seguiremo. E nel caso fra qualche featuring con Yeah! Va bene, ciao vecchie rocce. Adios!